Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il giovedì 14 di gennaio del 2021. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi leggeremo questa mattina da Genesi capitolo 19 versetto 23 al capitolo 21 versetto 34. Quindi leggiamo la parola del nostro Signore. Genesi 19 versetto 23. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Abramo si alzò la mattina presto e andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore. Guardò verso Sodoma e Gomorra, verso tutta la regione della pianura, ed ecco vide un fumo che saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. Fu così che Dio si ricordò di Abramo quando egli distrusse le città della pianura e li fece scampare Lot al disastro, mentre distruggeva le città dove Lot aveva abitato. Lot salì da Soar per andare ad abitare sul monte insieme con le sue figlie, perché temeva di stare in Soar, e si stabilì in una caverna, egli con le sue due figlie. La maggiore disse alla minore: «Nostro padre è vecchio e non c'è più nessuno sulla terra per mettersi con noi come si usa in tutta la terra. Vieni, diamo da bere del vino a nostro padre e corichiamoci con lui perché possiamo conservare la razza di nostro padre». Quella stessa notte diedero da bere del vino a loro padre. La maggiore entrò e si coricò con suo padre, ed egli non si accorse quando lei si coricò e se né quando si alzò. Il giorno seguente la maggiore disse alla minore: «Ecco, la notte è passata e io mi sono coricata con mio padre. Diamo da bere del vino anche questa notte e tu entra, coricati con lui, perché possiamo conservare la razza di nostro padre». E anche quella notte diedero da bere del vino al loro padre, e la minore andò a coricarsi con lui. Egli non si accorse quando lei si coricò né quando si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio che chiamò Moab. Questi è il padre dei Moabiti, che esistono fino al giorno d'oggi. Anche la minore partorì un figlio che chiamò Ben-Ammi. Questi è il padre dei Ammoniti, che esistono fino al giorno di oggi. Genesi capitolo 20. Abramo partì di là, andando verso la regione meridionale, si stabilì fra Cades e Sur. Poi abitò come straniero in Gerar. Abramo diceva di sua moglie Sara: «È mia sorella», e Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio andò di notte in un sogno, si rivolse a Abimelech e gli disse: «Ecco, tu sei morto a causa della donna che ti sei presa perché è sposata». Or Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, rispose: «Signore, faresti perire una nazione anche se giusta? Egli non mi ha forse detto: è mia sorella? Anche lei ha detto: egli è mio fratello. E io ho fatto questo nella integrità del mio cuore e non con mani e con mani innocenti». Dio gli disse nel sogno: «Anch'io so che tu hai fatto questo nell'integrità del tuo cuore. Ti ho quindi preservato dal peccato contro di me, perciò non ti ho permesso di toccarla. Ora restituisci la moglie a questo uomo, perché è profeta, ed egli pregherà per te e tu vivrai. Ma se non restituisci, sappi che sicuramente tu morirai, tu insieme a tutti i tuoi». Abimelech si alzò la mattina presto, chiamò tutti i suoi servi e raccontò in loro presenza tutte queste cose. E quegli uomini furono presi da gran paura. Poi Abimelech chiamò Abramo
e gli disse: che ci hai fatto? In che cosa ti ho offeso che tu abbia attirato su di me e sul mio regno questo grande peccato? Tu mi hai fatto cose che non si debbono fare. Di nuovo Abimelech disse ad Abramo: a che mi miravi facendo questo? Abramo rispose: l'ho fatto perché dicevo tra me: certo, in questo luogo non c'è timor di Dio e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre è veramente mia sorella, figlio di mio padre, ma non figlio di mia madre, ed è diventata mia moglie. Or, quando Dio mi fece emigrare lontano dalla casa di mio padre, io gli disse: questo è il favore che tu mi farai. Dovunque giungeremo dirai di me: è mio fratello. Abimelech prese delle pecore, dei bue, dei servi, delle serve e li diede ad Abramo e gli restituì Sara sua moglie. Abimelech disse: ecco, il mio paese ti sta davanti, va a stabilirti dove ti piacerà. E a Sara disse: ecco, io ho dato a tuo fratello 1000 pezzi d'argento, questo sarà per te come un velo agli occhi davanti a tutti quelli che sono con te e tu sarai riabilitata di fronte a tutti. Abramo pregò Dio e Dio guarì Abimelech, la moglie e le servi di lui ed essi poterono partorire. Infatti il Signore aveva reso sterile l'intera casa di Abimelech a causa di Sara, moglie di Abramo. Genesi capitolo 21, leggeremo fino al versetto 34. Il Signore visitò Sara come aveva detto e il Signore fece a Sara come aveva annunziato. Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo quando egli era vecchio al tempo che Dio gli aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che egli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco all'età di 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque suo figlio Isacco. Sara disse: Dio mi ha dato di ridere, chiunque l'udrà riderà con me. E aggiunse: chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure io gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Il bambino dunque crebbe e fu divezzato. Nel giorno che Isacco fu divezzato, Abramo fece un gran banchetto. Sara vide che il figlio partorito ad Abramo, ad Agar, l'egiziana, rideva. Allora disse ad Abramo: caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio, ma Dio disse ad Abramo: non addolorarti per il ragazzo né per la tua serva, acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un odre d'acqua e li diede a Agar, mettendogli sulle spalle con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò e vagava per il deserto di Beer Seba. Quando l'acqua dell'odre finì, lei mise il bambino sotto l'arboscello e andò a sedersi di fronte a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: che io non veda morire il bambino. E seduta così di fronte alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e gli disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dov'è. Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione. Ancora dice la parola del Signore, versetto 19. Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua e andò, riempì d'acqua l'oltre e diede da bere al ragazzo. Dio fu con il ragazzo che crebbe, che abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco.
Egli si stabilì nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. In quel tempo Abimelech, accompagnato da Picol, capo del suo esercito, parlò ad Abramo dicendo: Dio è con te in tutto quello che fai. Giurami dunque qui nel nome di Dio che tu non ingannerai me né i miei figli né i miei nipoti, ma che userai verso di me e verso il paese che hai abitato come straniero la stessa benevolenza che io ho usato verso di te. Abramo rispose: Lo giuro. Poi Abramo fece rimostranze ad Abimelech a causa di un pozzo d'acqua di cui i servi di Abimelech si erano impadroniti con la forza. Abimelech disse: Io non so chi abbia fatto questo, tu stesso non me l'hai fatto sapere e io non ho sentito parlare che oggi. Abramo prese pecore e bue e li diede ad Abimelech e i due fecero alleanza. Poi Abramo mise da parte 7 agnelli del gregge e Abimelech disse ad Abramo: Che cosa significano queste 7 agnelli che tu hai messe da parte? Abramo rispose: Tu accetterai dalla mia mano queste 7 agnelli perché ciò mi serva di testimonianza che io ho scavato questo pozzo. Per questo egli chiamò quel pozzo Be'er Sheba, perché entrambi vi avevano fatto giuramento. Così fecero alleanza a Be'er Sheba, poi Abimelech con Picol, capo del suo esercito, si alzò e se ne tornarono nel paese dei Filistei. Abramo piantò un tamarindo a Be'er Sheba e invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità. Abramo abitò molto tempo come straniero nei paesi dei Filistei. Parola del Signore. Io ti aspetto domani mattina perché noi possiamo dare continuità alla lettura della parola del Signore. Dio ti benedica.